Si è spenta in mattinata a Verbania Nadia Gallarotti, 70 anni in larga parte dedicati alla politica e alla vita amministrativa. Nadia, molto apprezzata e conosciuta a Romegna, la sua città, cui era legatissima, era insegnante ed aveva ricoperto numerosi incarichi politici, prima militante del Partito Comunista, poi del PDS, dei DS e del PD. Aveva svolto il ruolo di assessore al bilancio nella giunta provinciale targata Ravasio ed è stata consigliere provinciale prima a Novara e poi nel VCO. A Omegna era stata assessore alle politiche sociali e alla scuola, i mondi che conosceva profondamente per sua esperienza e professionalità. Nadia Gallarotti è stata anche presidente del CIS del Cusio, ruolo rivestito con attenzione e passione al servizio delle fasce più deboli della popolazione. La malattia l'ha consumata nel fisico ma non nella mente. Nei mesi scorsi aveva confermato la sua adesione al Partito Democratico, di cui è stata membro della segreteria cittadina di Omegna e componente dell'assemblea provinciale. Nadia Gallarotti lascia il marito Alberto Buzio, anche lui una vita in politica, i figli Alessandro, assessore allo sport e alla cultura nella giunta Mellano, e Valentina. Unanime il cordoglio politico da destra a sinistra con il ricordo commosso del Partito Democratico. Ci lascia una donna forte e decisa, impegnata nella famiglia e nella politica con dedizione e passione, accogliente con gli altri e sempre attenta ed incisiva su grandi temi e problemi della sua comunità. Ha saputo ricoprire con responsabilità, impegno e competenza ruoli istituzionali importanti e la stessa dedizione politica e sociale l'ha saputa esprimere fino all'ultimo anche semplicemente da cittadina. La ricordiamo, così democratici, come nostra compagna di partito con una sua precisa idea di cosa dovessimo fare, di quali valori rappresentare, sempre con un suo personale interessante punto di vista sul mondo. Fino a quando ha potuto, già malata, ha partecipato ai nostri direttivi ed incontri, sempre portando il suo ricontributo di idee ed esperienza. Ci lascia un bellissimo ricordo e soprattutto un esempio.